L'ambiente non è in contrapposizione al lavoro. Questa è la lezione che la CGIL ha imparato. L'ambiente è una sfida, l'ambiente è integrato all'economia e alla società. Ce lo dice l'ONU, lo dice una tendenza mondiale cavalcata anche dagli studenti, da una sensibilità nuova, ma il punto è che è una sfida per crescere, per generare sviluppo e esiste solo un tipo di sviluppo, quello sostenibile. La sfida quindi riguarda gli investimenti, la creazione di lavoro, per questo il sindacato è interessato a cogliere l'idea che investire nell'ambiente, nel territorio, è anche investire nella salute, ma soprattutto nell'economia. Generare nuovi posti di lavoro verdi significa investire in tutto un mercato inesplorato per il nostro paese, che riguarda la domanda interna, che riguarda settori come la manutenzione del territorio, le rinnovabili. Riguarda le nuove infrastrutture energetiche, riguarda naturalmente le nuove filiere agroalimentari, quindi un pezzo anche di industria, riguarda uno stile, una qualità della vita che oggi noi abbiamo considerato marginale nella società e nella stessa economia nazionale. Invece riteniamo con una piattaforma integrata, multilivello, che la vertenza ambientale debba riguardare la stessa vertenza economica e per la crescita e lo sviluppo del paese. Per questo riteniamo che in ogni territorio, per ogni settore, quindi in ogni nostra categoria, bisogna portare avanti questa vertenza, questa piattaforma, esigendo, richiamando la necessità di nuovi investimenti, soprattutto pubblici, e poi che possano moltiplicare investimenti privati, per generare una diversa produttività, che non si basa sulla svalutazione competitiva, ma si basa su filiere della nostra economia nazionale. Le arretratezze che si trasformano in potenzialità passando per i bisogni, in linea, assolutamente in linea con la nostra idea di piano del lavoro.